Siamo qui con il direttore sportivo del Cucciolato Calcio, ex calciatore, Dario Lo Porto, che è stato uno del principale artefice del recupero del punto perso con l'Omnia Bitonto in una famosa partita ormai entrata negli annali, il 22 ottobre, che non fu l'unico, la partita in cui ci fu un personaggio che tesserato corporato che sedeva in tribuna avversaria, ma è stata anche l'occasione del reclamo dell'Omnia Bitonto sulla posizione del calciatore Elfriede. Ecco, come si è sviluppata la prima fase di questo reclamo e perché? Premesso, buonasera a tutti, premesso di non essere stato l'assenso di niente, ma solo di aver contattato lo studio dell'avvocato di Venezia, che ringrazio ancora per la professionalità e la passione sono messo in questo ricorso. Spiegando brevemente quello che è successo, io non ero ancora qui a far parte del gruppo Corato e la società Omnia aveva praticamente fatto ricorso verso la posizione del tesseramento del nostro calciatore, riguardante appunto la posizione di extracomunitario, mentre la nostra segreteria aveva fatto richiesta di tesseramento con lo status dello Ius Soli. Chiaramente ci sono delle discordanze su questo, ci sono dei documenti, a mio parere, mandati anche in più rispetto a quelli dello tesseramento e dello Ius Soli. Chiaramente la dimostrazione è che la Commissione Tesseramenti di Roma, il Tribunale Nazionale Federale del Tesseramento, Sezione Tesseramenti, ha dato ragione a noi in quanto ha visto l'intenzione era di tesserare un calciatore con lo status dello Ius Soli e non un extracomunitario. Peraltro, aggiungo, c'è un caso che farà giurisprudenza, quindi è il primo caso in Italia dove si arriva a sentenza sul tesseramento dello Ius Soli. Ricordiamo, in segreteria ci sono due persone, prima di tutto dignitosissime, oltre che preparate, che rispondono al nome di Stefano Tutta e di Felice Bruno. E vi siete chiesti perché, è una domanda chiaramente un po' maliziosa, sia nata e sia trapelata questa possibilità? Io alle quelle parti non ero nello stato del corato, quindi non seguivo le vicende, quindi mi è simile questa domanda. Sentenza di tribunale, un giudice sportivo, che forse doveva essere un atto dovuto, la non omologazione, o meglio, la perdita a tavolino dello 0-3. Però la disciplinare già cambia qualcosa proprio perché ci sono le vostre testimonianze. Perché non c'è stata la conferma dello 0-3 anche con la disciplinare? Diciamo che la disciplinare ha preso gli atti del tesseramento del Comitato Regionale Puglia, mentre noi facendo ricorso anche al TFM a Roma si è entrato più nello specifico e vedere insomma la natura giuridica del tesseramento. Quindi è chiaro che, tanto è vero che il ricorso è stato fatto alla Commissione Territoriale di Pugliese, che ha rimandato a qualsiasi decisione del TFM, decisione che è arrivata, come sappiamo, ieri. Sì, e quindi si arriva appunto alla sentenza definitiva del TFM di ieri, e come si è arrivati a questa ultima sentenza? Come si è arrivati? Si è prodotta la documentazione che peraltro aveva anche Bari, si è lavorato molto sullo status giuridico del calciatore, amico mio! Status dello Ius Soli, e quindi la Commissione dei Tesseramenti ha visto l'intenzione, penso, perché comunque le motivazioni della sentenza penso che usciranno domani, quindi aspettiamo prima di esprimere il giudizio, però noi sappiamo bene che l'idea era quella di tesserare un calciatore dello Stato dello Ius Soli. Chiaramente il tesseramento partiva da venerdì 20 ottobre e non dopo la gara. Ultima domanda: come cambia il campionato del Corato dopo questo punto, che può essere anche più che altro simbolico, cambia il morale soprattutto, e se c'è l'ulteriore rimpianto al campionato dei rimpianti, visto che molte partite non hanno prodotto i punti che meritavano? Ma io dico che questo è un segnale che ormai da diversi mesi ha preso una rettania, dico, sia sul campo che anche a livello organizzativo, questo ne è un segnale. Non cambiano i nostri progetti, quelli insomma che ci siamo detti a dicembre quando abbiamo ritoccato anche una squadra, andiamo avanti, vediamo
cose più buone si riesce a fare, per adesso stiamo facendo benissimo, però non concorriamo da soli, quindi dobbiamo vedere anche i risultati degli altri. Grazie a Dario Lopocchio e speriamo che il benissimo sia ancora ulteriormente migliorato. Grazie ancora.